Nel centro di Piazza Vittorio Emanuele II, a Roma, i resti di un'antica villa rivelano un misterioso monumento, la Porta Alchemica, a volte chiamata semplicemente Porta Magica, Porta Ermetica o Porta dei Cieli. È un monumento edificato tra il 1655 e il 680 da Massimiliano Savelli Palombara, marchese di Pietraforte, che per molti rappresenta un collegamento tra il mondo reale e quello segreto dell'alchimia del 1600. Il monumento originariamente era uno dei cinque ingressi esterni della villa, che il marchese aveva fatto incidere con simboli alchemici al fine di attirare l'attenzione di chi potesse decifrare i segreti. Villa Palombara, come altre ville della zona, fu distrutta per favorire lo sviluppo del quartiere Esquilino, ma la porta, probabilmente per il mistero che l'accompagnava, è stata salvata. La Porta Alchemica presenta ancora oggi una serie di incisioni usate in passato in alchimia che hanno contribuito ad alimentare il mistero sul celebre monumento di Piazza Vittorio Emanuele II. La leggenda narra di un pellegrino misterioso ospitato nella villa del marchese per diversi giorni. Egli ha cercato di trasmutare una sostanza inerte in oro. L'ultimo giorno fu visto sparire attraverso la porta magica, lasciando dietro di sé una pagliuzza d'oro e delle formule alchemiche. Il marchese avrebbe deciso così di far incidere quegli sconosciuti simboli sui frontoni e sulle cornici delle porte della sua villa, come istruzioni per la realizzazione della pietra filosofale.